Devo rispondere anche al dottor Cionci, che nei giorni scorsi, quando io proprio gli facevo notare le incongruenze e appunto l'errore radicale della sua invenzione, sua e del professor Brunoni, invenzione della ora vigesima, spostata praticamente al 1º marzo, quando gli dicevo: guardi che non va bene questo, eh. Lui diceva: vede, Don Tullio, lei ripete sempre le stesse cose, per questo io non posso incontrarla pubblicamente come lei mi ha chiesto, perché appunto praticamente lui perderebbe tempo. Caro dottor Cionci, non sono io che ripeto sempre le stesse cose, è lei che dice delle colossali falsità, come ho già detto tante volte. E come appunto si manifesta anche questa volta. E capisco bene che lei non mi voglia incontrare, perché è chiaro che se mi incontrasse in un dialogo, in una discussione seria, ovviamente sarebbe radicalmente smascherato e tutti quelli che vedono i suoi video capirebbero molto bene, molto meglio, appunto, che lei sta diffondendo colossali errori e falsità. Ecco, quindi le ripeto ancora una volta, le ripeto ancora una volta, la smetta di nascondersi, di dire errori e di opporsi alla verità, perché alla fine la verità vince, la verità che diffondiamo noi, che io non è che voglio diffondere chissà che cosa, dico quello che appunto si capisce bene studiando a fondo le cose, quindi la verità. Caro dottor Cionci, alla fine vince. Il suo libro, le sue falsità che lei diffonde purtroppo a piene mani, crolleranno. E più si va avanti con il tempo, più appunto lei rischia una fine ingloriosa, capisce? Quindi la smetta di difendere l'indifendibile. Lo dica chiaramente che ha sbagliato, perché io penso che lei già abbia capito che ha sbagliato completamente. Quindi lo dica chiaramente. Restituisca i soldi alla gente, possibilmente, e si metta a seguire la strada retta. La smetta di deviare la gente dalla Chiesa di Cristo e portandoli sulla via dello scisma. La smetta. Ve lo dico e ve lo ripeto, Dio è contro di voi. Voi state andando contro la verità. Quindi arriverà, e probabilmente arriverà anche presto, il momento appunto in cui Dio farà i conti con voi. E temo che lei faccia una fine ingloriosa. Stia attento, glielo dico davanti a Dio. È meglio che lei esca fuori presto e lo dica subito e chieda scusa. Magari si vada a fare un mese, 2 mesi di ritiro su qualche montagna, umilmente, faccia penitenza e. Purtroppo, chiaramente, tutta questa storia avrà probabilmente grosse conseguenze anche sul suo lavoro, perché lei come giornalista deve dire la verità e lei purtroppo sta diffondendo colossali falsità. Il successo che lei ha ora, sembrerebbe di avere ora, è tutto apparente. Tutto questo crollerà. Dottor Cionci, nel nome di Dio, ancora glielo dico, la smetta. Chieda scusa. E questo lo dico anche a tanti altri, a tanti che lo seguono. Smettetela. Smettetela, mettetevi sulla via della verità. La Chiesa oggi non ha bisogno di questi scismi che voi state facendo ovviamente in chiara falsità e fuori dalla verità. La Chiesa ha bisogno di gente che viva e diffonda la verità. La verità vince. Le falsità, le invenzioni, i castelli, delle fiabe, eccetera, crollano. Le illusioni crollano, dottor Cionci. Lo dico anche a dottor Brunoni, smettetela. Smettetela. Nel nome di Cristo, smettetela. Continuiamo a pregare, cari fratelli. Come ho detto negli altri video, la preghiera smaschera, la preghiera vince.
Noi continuiamo a pregare perché siano smascherati completamente gli errori del dottor Cionci, e tanta gente che lo segue la smetta di seguirlo, perché appunto segue semplicemente una persona che diffonde errori, segue l'errore, cammina su una via che è completamente fuori dalla verità di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, ti chiediamo di smascherare sempre più gli errori che diffonde il dottor Cionci, perché tanta gente, e ti chiediamo che tanta gente che segue questi errori possa capire che sta seguendo una via di errore, di falsità, e possa mettersi sulla via della verità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.